Allora, siamo qui con Licio Abate in occasione della commemorazione per l'omicidio di Pippo Fava. La prima domanda che noi di Sudpress vogliamo farti è: che cosa vuol dire fare giornalismo in maniera seria, come lo fai tu, in Italia, parlando di tematiche scottanti come quella appunto della mafia? Io penso che fare il giornalismo è come lo fate voi, è una cosa normale, raccontare quello che la gente ti produce sulla strada, riportarla nel migliore dei modi, senza fraintendimenti. Penso che comunque in certe realtà fare questa attività è più pericolosa che in altre. Penso soprattutto che ci vuole sempre una buona idea di quello che si fa, a volte magari rischiando. Io penso che comunque il giornalista deve essere questo, cioè la memoria e il ricordo di Pippo Fava ci deve far insegnare che il giornalismo produce effetti positivi, ma anche negativi. Negativi per la mafia, positivi per la gente, perché la gente in qualche modo conosce le cose o ha un riscontro delle cose che conosce, per cui ha un riscontro pubblico negativo per la mafia, perché quelle cose che tende a nascondere vengono poi rese pubbliche. Questo produce per loro un effetto negativo, che per questo motivo cercano poi di intimidire, di imbavagliare i giornalisti. Tu sei stato anche minacciato recentemente dopo l'inchiesta su Mafia Capitale. Sì, sono situazioni che purtroppo accadono, ci sono indagini in corso. Tutti quanti siamo abituati, dopo alcune cose che raccontiamo, a qualcuno sale il sangue alla testa e fa delle azioni che non dovrebbero fare. Qual è un consiglio che tu dai ad un giovane collega che oggi parla di queste cose e che si accinge appunto in una terra difficile come quella di Catania, come quella della Sicilia, a parlare di mafia? Non è un discorso di parlare di mafia, di quello che ti circonda. Io il consiglio che do ai giovani colleghi è di essere sempre disincantati, penso essere curiosi di sapere cosa li circonda, che cosa circonda chi ti governa, chi ti amministra, che cosa vedi sul territorio, essere sempre curiosi di apprendere e raccontare quella curiosità ai propri lettori, in modo tale che anche la gente può sapere, può essere disincantati e curiosi.